Mercoledì Adams se la fa con Watson di Sherlock. Così, per botta, senza senso. Sto parlando di Miller's Girl, thriller suggestivo in cui Jenna Ortega, versione femme fatale, veste i panni di una talentuosa scrittrice diciottenne che diventa oggetto del desiderio del suo professore di scrittura creativa, Jonathan Miller, alias Martin Freeman. È sufficiente per frequentarci, non crede? In cerca di ispirazione per un saggio, Ortega decide di sedurre Freeman per instaurarci una relazione studentessa-professore. Uno sguardo languido oggi, un bacio di sfuggita sotto la pioggia domani, e Miller è molto tentato di farsi travolgere. A che Ortega scrive un racconto che descrive una relazione sessuale, insegnante-studentessa, mai avvenuta in realtà tra loro, che provocherà un effetto domino con conseguenze catastrofiche sulla vita dell'insegnante. Non indossi i pantaloni? No. Ok. Miller's Girl è un gioco di seduzione ambientato nel mondo della scrittura, che sfrutta e gioca con i topoi proprio di questo universo. Lo stesso film profuma di Lolita di Nabokov, ma ribaltato. E non mancano neanche citazioni a temi o a grandi scrittori del calibro di Henry Miller, il genio dietro Tropico del Cancro. Un film che vuole incarnare il concetto dell'arte che imita la vita, che imita l'arte. Sartre ha detto: l'inferno sono le persone. È stata la mia prima cotta. Poi un altro concetto chiave è quello della ricerca spregiudicata dell'ispirazione. Come se per il fine di creare un grande capolavoro, l'artista fosse giustificato a fare qualsiasi cosa, a passare sulla vita degli altri e attraverso gli altri. Non so, sarà perché sono io stessa una scrittrice, ma a me i film e i libri sugli scrittori e che parlano degli scrittori, a me fa sbrodolare. Godissimo. E voi che ne pensate?